Il comprensorio del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale è il bene invisibile interessato dal progetto Percorrere i paesaggi della bonifica, finanziato dalla Fondazione Telecom Italia grazie al bando sui beni culturali invisibili. Il paesaggio della pianura padana ha caratteristiche uniche nel panorama territoriale italiano, anche se poco conosciuto. La rete dei canali disegna il territorio, ne definisce i confini, va anche a individuare le culture e i centri abitati ed è una forte testimonianza della storia di questi luoghi e territori. Un tempo erano palude, terre paludosi, che sono divenute, grazie a questo intervento, uno degli ambiti più produttivi del nostro paese. I segni architettonici costruiti dalla bonifica risultano necessari per il territorio e fondamentali per le funzioni che essa svolge, per la sicurezza delle aree urbane, per la difesa dalle inondazioni, per gli interventi in montagna e anche per l'irrigazione e l'agricoltura. Il progetto ha previsto la realizzazione di un itinerario comunque di conoscenza lungo circa 90 km che attraversa 20 comuni ed è predisposto in ogni suo aspetto logistico, comunicativo, fruitivo e anche turistico. L'intero percorso comunque mette in risalto il patrimonio naturalistico, idraulico e architettonico del Consorzio attraverso idrovore, ponti, casse d'espansione, botti e quant'altro, integrandole comunque con le bellezze artistiche e naturalistiche dei comuni limitrofi, dei centri abitati e dei paesaggi. Il viaggio attraverso questi paesaggi viene aiutato con mappe cartacee e indicazioni comunque tradizionali, che sono comunque segnaletica stradale presente su tutto il percorso e quant'altro, ma soprattutto abbiamo pensato per comunicare anche a supporti e dispositivi tecnologici digitali. Questo per dare la possibilità a tutti di accedere, di scaricare dati e informazioni relative al percorso. L'itinerario è pensato in modo particolare per ciclisti e ciclomotori, ma è fruibile e usufruibile da tutti. Abbiamo a disposizione il servizio Pullman, si svolge su viabilità minore, comunque su viabilità a lento traffico, su mobilità sostenibile e su tratti sterrati. Il percorso, essendo molto lungo, è stato suddiviso in 6 tappe. Vorrei segnalare la prima tappa nella chiavica littorica di Goretto, che si trasformerà in un museo multimediale. Segnalo anche la quarta tappa, si potranno visitare i campi di riso in provincia di Modena, ma su tutto il percorso sarà possibile conoscere meglio il parmigiano reggiano, il lambrusco, i foraggi, i cereali, la frutta, tutti i prodotti tipici della nostra terra, del nostro territorio, assieme a tutte le attività artigianali e industriali, chiudendo con l'imponente impianto idrovoro di San Siro, un ottimo esempio di architettura idraulica dei primi degli anni 900. Oggi più che mai, dopo le scosse del 20 e del 29 maggio del sisma, abbiamo bisogno di essere presenti su questo territorio, abbiamo bisogno di raccontare, di sostenere tutte quelle attività, tutte quelle persone e tutti quei beni che hanno subito danni. Credo sia importante la presenza nel valorizzare, nel comunicare attraverso anche questo progetto quanto questi territori hanno bisogno di noi, proprio per garantire un futuro e una speranza, dove in alcuni casi il terremoto ha veramente reso invisibili questi beni.